Un'antica leggenda narra che intorno all'anno 1000 una carovana di gitani si posizionò ai piedi dell'antico borgo di Catino. Gli abitanti del luogo li scacciarono, additandoli come zingari. Per di contro, i gitani li accusarono di essere un popolo di perfidi. La carovana si spostò poco più su, nell'area detta il Moricone. Nacque così negli anni un nuovo insediamento. Poggio Catino. Scontri, lotte e fatti di sangue tra i due borghi accompagnarono i secoli da lì in avanti. Unica zona franca, un punto di confine tra zingari e perfidi, luogo divenuto un ostile accesso e unico passaggio tra i due villaggi. Nel XIX secolo, con la definitiva fine dei feudi e la consecutiva rinuncia dei poteri feudali, Poggio Catino e Catino si trovarono davanti alla difficile soluzione di unire i due paesi. Caro fratello, veggo crescere il numero delle rinunzie alle giurisdizioni feudali, onde converrà che mi decida anch'io. Bramo peraltro sentire il vostro parere. Giambattista Ulgiati. Caro fratello, convengo pienamente riguardo alla rinunzia dei diritti feudali. Peraltro, da farsi con le debite cautele che avrà fatto il senatore ed altri signori. State bene. Addio. Pertanto, vogliate convenire con me che il Poggio eserciti il controllo anche sul Catino. Gaspare, illustre, e dopo 400 anni di lotte contro i feudatari e salvato proprietà dalla loro ingordigia, questa è la scelta. Apprezziamo le vostre rimostranze, donna Romana, ma la parte di Cassandra non giova ad una soluzione. Vero, Ferdinando. Nessuno si è fatto avanti per decidere al nostro posto. Lo sapete tutti. Questa è la strada, se non l'unione. Non avevamo un'altra scelta. Ma state sicuri, avremo un bilancio separato. Le dico, signor Leopoldo, che è meglio una testa di ferro, allora, piuttosto che sindaco uno del Poggio. Piuttosto un somaro che un tedesco mangia cipolle. Prevalso un puntiglio ostinato e ragionevole. Non abbasseremo mai la testa a quelli del Poggio. Questo è un caso stranissimo e deplorevole da parte del sindaco e degli aggiunti. Così è deciso. Il biennio 1823-1824 si approva il comune riunito, di cui sindaco Venarubea Eugenio.
padri, non è possibile questa situazione. Langar non fletta. Tranquillo, figliolo, sistemeremo tutto. Questo atto è un sacrilegio. Noi di Catino asserviti a quelli del Poggio, dopo tanti anni di somma indipendenza. Sì, signora Romana, noi siamo con voi. Vi prego di abbandonare questo vivo ardore. Terenzio, Marianna, accidenti. Se arrivano quelli di Catino, sono guai. Presto. Pietro, amico mio, che vuoi che sia? Quale crimine è questo? No. Se non erro, Marianna è donna di Catino. E tu del Poggio. Ci mangeranno vivi, ovviamente. Pietro ha ragione. Tornatevene al Poggio. La donanza è terminata e lo sai la mia famiglia ancora come la pensa. Oh, diavolo. Presto, Terenzio. Arrivano Ferrosi e Combriccola. È ora che affronti tuo fratello, una volta e per tutte. No, Terenzio, non è un buon momento ora. Ancora prima dei pizzingari del Poggio. Quasi ci beccavano, Terenzio. Credo che questa unione con Catino non sarà facile. Certo, Pietro, se continui a rubare poi a Catino, ma ce la faremo. Ho l'unione solo per avere Marianna per te, giusto? E poi quale rubare? Devo pure mangiare, no? Ehi, dove stai correndo? Non mi dire che ancora... Ehi, maledetta strega! Esci fuori, che ho un messaggio per te. Dai, Pietro, ogni volta che passiamo da qui devi tormentare quella povera donna. Colpita! Colpita! Saprete cosa fare nell'ora del tragico momento. Il sangue laverà l'unione dei castri. Scusi l'ardore del mio amico, signora. Le prometto che non accadrà più. Devi andartene, strega maledetta. Con i tuoi malefici porti il male al Poggio. Sarà tuo fratello Ferroso a privarti di rivedere quello zotico di Terenzio. Ma, madre, non è possibile ancora con queste sciocchezze sul confine del Ponticello. Ha ragione nostra madre. Il Ponticello esiste ed esisterà per sempre. Il Ponticello? Ed è questo il limite? Fece meglio il congresso di Vienna? O è la vostra mente che non vi permetta di vedere oltre? I tuoi giudizi così inutili non sono graditi e per lo più inappropriati. La guerra ti ha logorato la mente, Cosimo. Bene, lascio a voi questa delicata questione del Ponticello, cara dolce e ricca consorte. Padre, questo comune appena nato avrà vita breve, vedrete. Continuate a mangiare. Non voglio più sentir parlare di Catino sotto al Poggio. Una festa? Sì, ci sarà una festa, con Catino e il Poggio, insieme ad onorare l'unione. Ehi là, Terenzio, hai saputo della festa? Sì, sì, l'ho saputo, ma non si è vista mica Marianna. No, non credo che la sua famiglia, a meno zingaro come te. Terenzio, e Pietro lo scalzo, forse dovrei chiamarvi zingari. Ferroso, non vogliamo scontri. Lasciateci in pace, perfidi. Altrimenti io... Altrimenti andrei di nuovo a rompere le scatole a quella povera strega. Ho detto che non vogliamo scontri, Ferroso. E pensi che così facendo ti permetterò di vedere mia sorella? Alla festa vi consiglio di non farvi vedere. Abbiate il buon gusto di rimanere nel vostro sterco.
Noi ci saremo, stanne certo. Oltrepassate il ponticello e qualcuno pagherà caro l'affronto. Felice che sei venuto, credevo che... Che avrei avuto paura. Vedrai che tutto si sistemerà. Bene, bene, bene. Ed è così che vissero felici e contenti. Basta, Ferroso, con queste tue irrazionali idee del passato. Fermi. Lasciate compiere il destino. Bene, sorellina, allora che tu abbia la felicità che meriti. Ehi, scacciastreghe, stai tranquillo. Ho già dato la mia benedizione a questi due. Anni di supremazie, ducato, abbiamo ospitato personaggi illustri nei secoli e ora la gestione al Poggio. Donna Romana, ma non crede che sia ora di bandire queste usanze? Ormai nel 1824. Se avessero avuto il buon senso di dare le sorti in mano al catino sarebbe stato diverso. Donna Romana, ancora con i vostri tentativi sovversivi. Mi permetta di presentarle il signor sindaco Eugenio. Donna Romana, quale onore baciare la mano a una vera catinara. Persino il bacio di Giuda sarebbe stato più gradito piuttosto che il vostro. Vedrete, rimetterò ogni cosa al suo posto. Zingari maledetti. Credevate veramente che avrei acconsentito allo scempio di cui mi avete fatto spettatore? Per favore, Ferroso, hai visto la cordialità della festa? Hanno accettato tutti questa situazione. Tutti? E tu credi che centinaia di anni gettati al vento possano essere cancellati? Il prestigio di Catino, posto tra le ortiche, dato in pasta a degli zoticoni come voi? Tu sei un pazzo, Ferroso. Tu, la tua famiglia e questi due asini che ti porti dietro. Dunque, fatemi pensare. Avete oltrepassato il ponticello quando vi era stato negato. Poi, se non erro, avete plagiato mia sorella affinché condividesse le vostre assurde convinzioni di unirvi a noi. Adesso basta. Fateci passare e tornare a casa. Forse non hai capito. Tu devi pagare questo affronto. È ora di farla finita. Avanti, forza. Fatevi sotto, maledetti pezzi. Frangar non fretta. Sparati. Ma, Ferroso... Doveva essere solo un deterrente quest'arma. Io non credevo di usarla. Ho detto spara, gli maledetto codardo! Spara! Spara! Io non volevo, maledetti! Se aveste dato ragione! Maledetti! No! No! Ti prego! Non lasciarmi, Terenzio! Ti prego! Perché? Perché? Quel maledetto di tuo fratello! Thank you.
Signore, venga a vedere. La pistola che abbiamo trovato è una pistola da guerra. E so a chi appartiene. Ti prego, aiutami. Maledetta strega. Arrestare il nostro declino è la priorità, uomini dei catini. Un piccolo passo di unificazione è stato fatto. L'inconcludenza di alcuni non arresta il nostro obiettivo patriottico. Quindi, signori, ragazzi, che si prosegua su questa temeraria via. Uomini dei catini uniti! Dimmi perché dovrei salvare il tuo amico. Te l'ho già detto, ti chiedo perdono, ma so che lo vuoi fare. Perché sono una strega. Pensi davvero che con qualche pozione magica io possa resuscitare anche morti? No, non può essere morto. Ti prego. Invece di piagnucolare, prendi della legna e metti a scaldare acqua sul fuoco. Sì, sì, tutto quello che vuoi. Va. Io, comunque vada, grazie. Beh, almeno la smetterai di colpire la mia porta con dei sassi. Le chiedo scusa per questo, ma voi non siete un dottore o cosa? Non una strega. Una strega? Diciamo che in un certo senso per qualcuno lo sono. Ho solo avuto il privilegio o la sfortuna di essere una discendente di Donna Crezia, la malvagia e cattiva figlia di Aloysius. Sai chi fosse? Ma certo, la belva, o perlomeno così mi sembra venisse chiamato. Già, la belva. A volte capita che gli errori degli altri debbano pagarli altre persone. Ed è quello che è successo a me, la mia famiglia, bandita per secoli. Chissà quanto ancora da pagare per sopperire a tali malvagità. Comunque, sì, ho avuto anche il tempo di dilettarmi nella lettura medica. Questo è stato un ottimo saldo per il passato. Terenzio! Terenzio! Dove sono? Fermo. È ancora presto per alzarsi. Ora dobbiamo prendere tempo. Devi fuggire, figlio mio. O verrai impiccato per questo. Io non volevo, madre, non volevo. È un assassino, la devi pagare, l'hai ucciso, ha ucciso Terenzio! Non deve fuggire, deve essere giudicato per quello che ha fatto. Ma cosa stai dicendo? È tuo figlio, non lo capisci? È un assassino, ha disonorato il nome della nostra famiglia. Mi dispiace, figliuolo, deve essere giudicato. Hai ucciso un ragazzo, lo capisci, vero? Sì, padre, avete ragione. Devo pagare per quello che ho commesso. Giudicato da quelli del Poggio, non ha speranza alcuna. Ora è vostra, per tutto quel denaro che avete sborsato per averla, ma non comprerete mai la vostra dignità. Vedrai. Con il denaro corromperemo tutti. Verrai scagionato per aver ammazzato quel ratto. Ora non è remole, madre, per regalare soldi a quelli del Poggio.
Ami davvero quella ragazza? Parlare d'amore sarebbe riduttivo. Io vivo per lei. Voi avete mai amato in vita vostra? Mi spiace, non volevo. Ho amato, sì. E amo ancora. Ero giovane allora. La prima figlia femmina che nasceva dalla mia maledetta discendenza doveva essere donata a nostro Signore. Quindi volete dire che siete stata ad Aspra sul Montefiolo per diventare una suora? Sì, ma la domenica la chiesa ospitava gente dei dintorni per la Santa Messa e fu lì che conobbi... Conobbe? Conobbi un uomo. Era sposato, uomo di Catino. Ci amammo a tal punto che ne rimasi incinta. E poi? Le suore mi fecero partorire, ma subito mi dissero che quella povera creatura non ebbe vita sin dalla nascita. Così mi dedicai alla lettura della medicina, per sapere, per capire come si può morire così piccoli, ma... scoprì tempo dopo, dalla persona che ho amato alla follia, il padre, che quel bambino fu dato in adozione. Così fuggì dal convento e tornai qui. Lo volevo trovare. Quindi quel ragazzo, vostro figlio, è vivo e... Sì, è vivo. Pensai che fosse giusto così. Che sarei stata io l'ultima a pagare la maledizione della mia famiglia. Nessuno doveva sapere della sua discendenza. Così non dissi nulla. Pensai che forse era un bene non essere un'altra dama bianca finendo murata viva. Se posso sapere chi è costui e qual è veramente il vostro nome? Signor giudice, pertanto. Occultamento di cadavere, sottrazione di prove, tentata corruzione agli organi della corte, atteggiamenti sovversivi. Debbo continuare, donna Romana? Cosa? Quale cadavere? Io non so nulla. Silenzio, faccio sgomberare, sedete tutti. Il corpo del ragazzo, Terenzio, non si trova. Quindi questa corte ritiene, anzi sospetta, che il corpo sia stato nascosto. E voi credete che io abbia nascosto davvero quel ragazzo? Sì! Camera di morte! Ho detto di fare silenzio. Ebbene sì, signori. Sono vivo. Ma cosa sta succedendo a Poggio Catino? Ecco il vostro occultamento, signor giudice. Ma è vivo. Perdonami, Lorenzo. Perdonami. Prima di essere qui, avevo pensato a mille cose da dire. Invece ora, vedendovi qui riuniti per giudicare il mio assassinio, penso se invece fossimo qui per giudicare ciascuno di noi. Quale giudice non ci condannerebbe? Abbiamo messo al bando persone che non meritavano di esserlo. Ci siamo odiati l'un l'altro, seppur confinanti. Abbiamo scelto un ponte che decidesse per noi e per i nostri figli. Se ricordate bene, i nostri avi hanno combattuto contro dittatori e altri soprusi.
Sì, ma insieme. Il feudalesimo era ormai finito. Una nuova era ci aspetta e dobbiamo affrontarla uniti, perché è uniti che si vince. La storia ce l'ha sempre insegnato. Ora perdoniamo e perdoniamoci. Il ponticello che sia di unione e non di scontro. E per chiudere, signor giudice, è stato un incidente. Ferroso è inciampato facendo partire quel colpo. Ha ragione. Basta bugie, falsità e nefandezze. Tutti abbiamo sbagliato, e molto. Persino il sottoscritto, abbandonando una donna che amavo più della mia vita, abbandonando un figlio nato da quest'amore. Perdonami, figlio mio. Ma cosa state dicendo? Siete impazzito? Sì, Pietro, tua madre è... Perdonaci, figliolo. Sì, Pietro, Matilde e Cosimo sono i due veri genitori. Credevo d'aver visto e sentito tutto nella mia vita. La dama bianca, la belva, ma questo... L'udienza ovviamente è rinviata e che finalmente i due paesi siano uniti. E per sempre, spero. Noi diamo seguito all'indicazione. E voi?